Amici di YouTube, io sono Davide Net e benvenuti nell'episodio numero 18 Limbo. Continuiamo da dove siamo rimasti qui con la forza di gravità e spero di riuscire a fare pochi errori, veramente, perché l'altra volta ho fatto tanti errori, però fortunatamente sono riuscito ad andare avanti nel gioco e questo è l'importante. Silenzio assoluto perché mi devo concentrare. Ah, peccato. Proprio per poco. Bisogna scendere nel tempo adatto. Ok. Ora qui. Devo stare attento. No, accidenti ragazzi, ora c'è questa lama. Bisogna mettersi proprio alla punta, da come ho capito, ragazzi, non è facile. No, per poco ragazzi, bisogna buttarsi proprio a tempo. No, accidenti. Bisogna buttarsi un po' a tempo. Per poco, ragazzi, bisogna andare dall'altra parte, però mi ci devo buttare a tempo. No. Mi devo buttare nel tempo giusto, altrimenti... Quante volte dovrò morire ancora? Accidenti, ragazzi, veramente non è facile. Questa lama, tra l'altro, non cammina nemmeno. Non è facile. Ragazzi, non è facile andare dall'altra parte. Veramente non è facile. Non è facile, ragazzi, andare dall'altra parte. Non è facile. Bisogna capire il tempo qua. Ma è un casino, ragazzi. Vai. Ce l'ho fatta, ragazzi. Champagne per tutti. Ragazzi, ce l'ho fatta, ragazzi. Pensavo di fare altri 10.000 episodi. Ragazzi, ora ci sono altre difficoltà da superare. Vedo sopra un'altra freccia. Un casino, ragazzi. Vedo un'altra freccia. Comunque sento che siamo agli sgoccioli del gioco, perché si stanno presentando un po' tutti gli ostacoli, la ruota, la lama, l'antigravità, insomma veramente si sta presentando di tutto di più, ragazzi. Non so qual è l'ultimo episodio, ma so che siamo a buon punto, ragazzi, perché veramente gli ostacoli adesso iniziano veramente a esagerare. Non so veramente cosa fare. Ragazzi, siamo pronti? Niente, io sono di nuovo pronto a ripartire. E a quanto pare dobbiamo andare a cliccare su quella freccia, insomma. Dobbiamo vedere un po' come fare, però, perché non è veramente facile. Vai. No, vai! No, vado a finire là vicino. E come devo fare ad andare da quell'altra parte? Non lo so veramente. Non so veramente. Facciamo così. No, ecco, ho capito il meccanismo, ragazzi. Dobbiamo andare sopra e poi scendendo giù
la freccia ci deve spingere verso quell'altra lama. Quindi praticamente dobbiamo andare così. No, no. È difficile, ragazzi, è difficile. Allora, quando l'antigravità sta su, dobbiamo andare qui sopra. No, 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 ragazzi, è difficile. Questa è la parte più difficile, veramente. Non ci riesco. Non ci riesco davvero. Devo cercare di raggiungere questa freccia, in effetti. Però devo capire bene il meccanismo, perché se non capisco il meccanismo è tutto inutile. È veramente tutto inutile. Perché la lama ci deve spingere dall'altra parte. Allora, vediamo un po'. No, 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 no. Dobbiamo capire bene il tempo quando salire, amici di YouTube. No. Accidenti, accidenti. Dobbiamo capire bene. No, la freccia ci deve spingere da sotto alla lama. Ci deve spingere. Ecco, da sotto alla lama, appunto. Proprio difficile, difficile, difficile. Difficilissimo, ragazzi. Allora, contiamo voi un attimo. No, 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 ho sbagliato. Ho sbagliato, amici, amici. Allora, vediamo un po' come fare. Dobbiamo cercare di risolvere questo problema. E allora, adesso saliamo. Dobbiamo ragionare bene con il cervello, perché la lama praticamente ci deve spingere da sotto, perché se no lì c'è l'elettricità, sopra c'è la lama e a fianco c'è la lama. Quindi, in effetti, dobbiamo salire. Però dobbiamo salire a pochi secondi quando poi scendiamo, in effetti, se ho capito bene. No, no, non va bene così, ragazzi. Accidenti. Mi concentro un po', non commento. Devo capire bene. No, niente da fare. Qualcosa ci deve spingere dall'altra parte. Saliamo. No, niente da fare. Questa parte è molto molto difficile, ragazzi. Assolutamente no. Lo so, ragazzi, che state vedendo 100.000 volte la stessa scena, però se non supero questa situazione non posso andare avanti e niente, dovete avere veramente un po' di pazienza. Ne ho superate tante e cercherò di superare anche questo. Che davvero non è facile, non è facile, non è facile. Non è facile. Allora, vediamo un po' come posso fare. No.
No, sono morto, non ho capito come cavolo sono morto, vorrei capire. Vorrei capire come cavolo sono morto. Aspettiamo un po' di tempo, facciamo così. Ecco ragazzi, no, devo salire nel tempo giusto. Devo salire nel tempo giusto. Vediamo un po'. No, 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 no. Lo so, ragazzi, state a vedere sempre la stessa cosa, però ci devo riuscire. Ci devo riuscire, ci devo riuscire. No, no. Devo cercare di salire a pochi secondi. Ecco. Ecco, però devo cercare di salire a pochi secondi. No, per poco, ragazzi, per poco. Per poco. Devo cercare di salire, di attivare la freccia. Nel tempo giusto. Devo salire giusto quel poco. No, 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 vai, vai. Ok, ragazzi, ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Che succede adesso? Che succede? Sto cercando di capire cosa succede, ragazzi. Ce l'ho fatta, non so come ce l'ho fatta, un miracolo ragazzi, veramente un miracolo. Allora, Timmy cade, viene spinto da qualcosa, ragazzi, io non sto facendo niente. Viene spinto dentro a qualcosa. Viene spinto. Timmy viene spinto di nuovo nella foresta, nel punto iniziale da dove siamo partiti, ragazzi. Almeno da quello che sto capendo dalle immagini. Infatti viene spinto di nuovo nella schermata del punto di partenza da dove siamo partiti. Vediamo cosa fa. Si sveglia. Si sveglia. Adesso posso camminare. Ragazzi, siamo di nuovo al punto iniziale del gioco. Nel bosco scuro, vedete? Dopo aver superato quella lama, veniamo gettati di nuovo nel bosco scuro, ci addormentiamo, apriamo di nuovo gli occhi. Come un brutto sogno, e adesso ci troviamo davanti a noi non so chi, se nostra madre, la nostra fidanzata, non so se si ritrova, chi si ritrova Timmy, se la fidanzata, la madre, un qualcuno. Adesso non sto muovendo nulla, il gioco prosegue da solo. Ah, è finito il gioco, ragazzi. È finito il gioco. È finito il gioco, ragazzi. Amici di YouTube, un finale davvero drammatico. Dopo aver superato i tanti ostacoli, Timmy viene trascinato nel limbo, fuori dal limbo. Infatti, ripartiamo dal punto dove abbiamo iniziato. Ci svegliamo da questo incubo, da tutto quello che è successo,
e riaprendo gli occhi e andando nel nostro cammino, finalmente non ci ritroviamo più soli.